oggi non facciamo assolutamente The Witcher, perché The Witcher c'ha 17 giga di roba da dover scaricare, e a questo punto ci facciamo fuori. Sì, aspettiamo 17 giga che si aggiornano. Siamo su Xbox Serie S stasera. E cominciamo un gioco che per me è molto caro. È Assassin's Creed Origins. Io ho sempre amato, diciamo così, la serie di Assassin's Creed. In particolare, ho sempre apprezzato di Assassin's Creed il secondo Assassin's Creed, con appunto Ezio Auditore, anche se la caratterizzazione base di Ezio Auditore è tipo piccolo boss mafioso, non è un granché come caratterizzazione. E poi questo, che sono forse gli Assassin's Creed, almeno secondo me, migliori. Voi dite, ma come fa a essere migliore questo Assassin's Creed se non uccidi sul colpo, hai le statistiche come con i boss? Come fosse un gioco di ruolo. Ha senso perché, disgraziatamente, se tu vuoi fare un mondo davvero free to play, libero, dove tu puoi andare dove vuoi, devi mettere qualche cosa che impedisca al giocatore di andare all'area principale dove c'è il boss, sconfiggere il boss e finire il gioco senza guardarsi tutto quello che c'è da fare. Allora, ci sono vari modi per impedire questo. Un modo è dividere comunque il mondo di gioco in aree dove tu non puoi andare se non hai certe abilità. Un'altra possibilità è fare come viene fatto con l'agenda di Zelda, dove i nemici delle aree più avanzate, per poter essere tirati giù, hanno bisogno di armi forti, e quindi la robustezza dell'arma è un elemento fondamentale. Per esempio, tu potresti, quando esci dall'area base della leggenda di Zelda, l'ultimo Breath of Wild, andare direttamente nella fortezza di Ganon. Io l'ho fatto, non ci arrivi in fondo a Ganon, semplicemente perché i nemici che affronti sono così duri che con le spade che hai trovato nelle aree che hai attraversato prima della fortezza di Ganon sono troppo deboli, si rompono troppo facilmente, e le spade che trovi dentro la fortezza di Ganon non sono sufficienti per poter andare fino in fondo, in modo brillante, per risolvere queste situazioni. Un altro metodo è ovviamente il metodo che viene usato in tutti i Mario 3D, cioè la presenza di qualche cosa che devi collezionare per farti andare a fare il che e il come. Oppure fare come ha fatto Assassin's Creed, cioè se non potenzi il tuo equipaggiamento, non puoi andare avanti. E ora si comincia. Payek si aggiunge al soggettone Geralt, eh. Io ve lo dico. Siwa. Cazzo, è uno spettacolo. Questo un po' meno. Thank you.
Magi from Siwa. I thought Magi was supposed to protect the Pharaoh. Ma tu non sei un faraone. I am Magi to no Pharaoh. You see this? I can read my own name, Nat! We will find you. We will find you in your sleep! Sleep. I never sleep. I just wait in the shadows and I will kill you all! Everyone who sniffed the air that day in Siwa! Bella scena, però doveva impugnare il pugnale per conto mio. Perché così esce fuori dalla maschera. Comunque. Bello robusto lui, eh. You killed my master and left me for dead! That was a mistake! Your master was a murderer! I am his sworn bodyguard! It is a question of honor! I am the Magi of Siwa! Then you are a worthy opponent! I grow impatient to see how well you fight! Oi. Complimenti, buon uomo. È ancora vivo. Cercati un altro padrone. È meglio. È colossale la bestia. A broken weapon won't save you. This place will serve as two to one of us. Let it be you. Let us call truce. You are not the one I sworn to kill. Question of honor. It is a fight to the death. So be it. Mi dispiace per provare altre, però un combattimento così è decisamente più spettacolare. Spero che in The Witcher 1 Remake siano così. R2. Nick, no way out. Che è questo? Boh, non si sa. No footholds here. I need to find a way into another room. C'era un tempo in cui il mio, cioè praticamente era il mio secondo la mia seconda pelle usare questo sistema di comandi. Non riesco a capire che razza di guerriero sia. The scarabs must be coming from somewhere.
Boia, è forza fisica i Bayek. Sì, questa la tira fuori dal culo, un po' come fa anche Geralt con le torce, anche se ce l'ha nell'inventario, non ha nessuna sacca o bisaccia addosso, però va bene così. Oddio, lui ce l'ha le bisacce, effettivamente, però questa la vedo un po' difficile stia nella sacca. Se fosse uscito oggi come oggi, questo gioco sarebbe spettacolare. Con la tecnologia di oggi, con il ray tracing. Poi è fluido, cioè si muove in maniera fluida. Io non ho capito come hanno fatto a rovinare questa trilogia degli esordi buttando tutto sui maledetti vichinghi. Che senso avevano i vichinghi? Che quale civiltà nascosta c'hanno i vichinghi? Capito quello che voglio dire io? Cioè, questo è il ricordo di un mondo finito, morto. This must have been built centuries upon centuries ago. Eh sì. Sente proprio, il passato. Forgive me, Great Amun. I have need of this. No, e io rimango dell'idea che questo gioco fu una novità. E rimane il migliore. Tra gli Assassin's Creed, per conto mio. Insieme al secondo. E forse anche con. Cosa? Unity. Come fa a non bruciarti le mani? Dio solo lo sa. Ma poi è brillante perché non è che tu. Sì, la ricchezza degli antichi. Allora, questa era l'altra cosa bella. Io solo una cosa avevo fatto diverso. Poi si vede che Ubisoft fa i giochi in un certo modo, vedi? Non c'è un solo cadavere qui. E questo è giusto perché evidentemente questa no, non è una tomba nel vero senso della parola. Cioè, sicuramente ci saranno state delle mummie sepolte qui, ma non di certo qui. Non di certo in queste stanze. Queste sono le stanze per le offerte votive. Vedi? Non hai nemmeno il comando per dare fuoco al. Cioè, lo fa lui in automatico appena si avvicina alla torcia. È brillante. Bayek, sono tornato a casa. Geralt, io te lo dico, hai un grosso concorrente in tutto ciò, eh.
Ora, avendolo già giocato, il senso di claustrofobia che c'è all'inizio, quando lo giochi per la prima volta in assoluto, qui non lo senti. Non riesci a percepirlo. Il senso di essere sepolto in un luogo, perché tu sei sepolto in un ambiente chiuso. È stato sepolto dalla sabbia. Non riesci a sentirlo. Perché ovviamente il gioco tu l'hai già fatto, no? Non te ne rendi conto, avendolo già fatto, ma vi posso assicurare che chi invece non lo ha giocato e lo fa per la prima volta, proprio senti il senso di oppressione, dire adesso dove vado, che faccio, morirò qui. Ora, morirò qui no, perché comunque è un videogioco, evidentemente lo può pensare Bayek, non noi. Vedi, anche le ragnatele prendono fuoco. Perdi, non sia di tempo. Guarda. Dispensa il gioco. Ovviamente questi sono giochi che appartengono a un'altra genia. Cioè, sono giochi per chi ha tanto tempo. Fantastico. E tutto con una combinazione di tasti minima. Questo è quello che diceva il creatore di Mario. Cioè, tu non devi far fare azioni complesse con... Tu non devi fare azioni complesse la nostra via di fuga con chissà quanti tasti. Devi far fare azioni complesse con un tasto solo. Geniale. È basalto. E ora? Ah, figurati. This wall. Soldiers, of course. Questo l'ho capito. Un altro Mejai? Vabbè, questo non era proprio la combo giusta con quest'arma. Storm coming, storm brewing. I see you have made new friends. They were setting up an ambush. It's a good thing I came to welcome you, eh? It's been months. Look at that beard, eh? It's been nearly a year, my friend. Feels good to get up and fight. I am out of practice. In Siwa, everyone differs to the soldiers on pain of death, or worse. I've killed one of the masked ones. The Heron. Four more. Come. It has been a long road.
You need rest? No. No rest. Not until all the Masked One's guts lie baking in the sand. God, I have missed you. Where is your mouth? There you are, boy. Let us go, Senny. How have you been holding up since I left? Ogni eroe ha la sua rutilia. Without you, the villagers look to me to keep order. But the soldiers have set up a garrison and they rule over all. A garrison in Siwa? Ptolemy wants the entire region kept on the hill. I do my best to keep the villagers out of trouble. I could use your help. I'll do what I can. But do not forget, I have my own justice to pursue. I knew I could count on you, Senny. È bellissimo. What happened here? The garrison soldiers are brutal. If they suspect the villager is lying to them, they burn his neighborhood. And worse. Poveretti. Ehi, Bayek, mi senti? Ci sono qui accanto a te, non aver paura. Oh. Welcome home, Bayek. Siwa has missed you. Sì, mi siete mancati anche voi. Mi siete mancati anche voi. Your farms, your goods, your children. You owe your very lives to His Highness, Ptolemy, the benefactor, ruler of the two lands. Lo sceriffo è tornato in città. Certo che anche lui fa parecchio male alla gente, eh. Donna, occhio. Arrivo. No sense staying here. Let us go. Clear the way. What are you playing at? The villagers are drained of life. No one in the Wyhat could make a move without being questioned, threatened, taxed or beaten. Come negli Stati Uniti in questo momento. See how it is. Let's not attract attention. Are you going to go to your house? Nothing there for me. Tell me about the Ibis. Meduna. Behold what becomes of those who disobey Meduna. He is a plague on the oasis. As you can see, the soldiers have become more brutal since he arrived. Before they got drunk and fought with the villagers. Now, home. Leave your mount, he will not stray far. Go ahead on in. Bello. Bello, rest, bello davvero. It has been a difficult day. I have no interest in rest. I must prepare for this man. Hepzibah! Hepzibah! Once again, the soldiers! Bayek! Rabia! My Rabia! I am worried about you. You know me, eh? You should be worried. Look at you! Cuts? Contusions? I'm fine. Sit! 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 I'll take care of it. Sì, arrivo. Sì, ho capito. And I've always patched you two up. Made excuses to your parents. Times have changed, but you, I can count on. Beh. Riposati.
remembering, Osiris. I thought you would never wake up. Ah, Rabia patched me up and I just... I let you sleep. You need to be alert to tangle with Medunamun. In fact, my friend... A new bow? See if you like it. Best bow to hit is right in the head. One of the dummies is sturdier than the other. More arrows in the rock over there. Good. Hepzibah! What is it? Soldiers are coming for you! Go! Come, quickly! Make certain no one gets out of the house alive. Hepzibah! We're just here to talk! Mm-hmm. Nomark Rujek's been killed. Your friend, the Magi, may have been involved. Come out, if you wish to clear his name. Prepare an ambush. Nerk! They will find my letters and burn down my place. I will be executed. Don't worry. I will take care of this. Watch out! What's that? Who's there? Keep low. He is getting too close. What? Now for the rest of them. He's going to be surprised. Do not leave the bodies out in the open. Ma noi vogliamo che vedano i cadaveri. Does it? Thank you, Bayek. I told you these Nakatiadets do not care. I cannot believe their goal. It is sad. Come upstairs. I will show you all the Magi duties of Siwa. Yeah. All the problems of Siwa are here. I try to help everyone, but it is more than I can do. So you are telling me you do not have the powers of a god? But... the real problem is that man you want to kill. Medunamun. The people were hopeful when he first arrived. Surely, things would improve. We soon learned the truth, actually. I fear for the safety of your family, priest. I will move them to a more secure area. That is the man you're up against. I will find him and kill him. Medunamun is a lot more powerful than he looks, and he is surrounded by the finest soldiers. I do not care. You'll be killed. You need to get tougher if you want to murder that spindly shit. For sure, you'll need better armor. I can make that myself. Weapons are more difficult. The soldiers took everything in the village. I will talk to the blacksmith. Yes, Benipe can certainly make something for you. Or Senu can help you find what you need. Senu? Senu is alive. Look who is coming. Senu, old girl. In fine form. Rabia has nursed her to health. I must thank her. The people are desperate for your help, Bayek.
They'll help you if you help them. Mm-hmm. I understand. Basta così. Forza. Ora mi lasci fare? Bene, dai, questa sera si blocca un attimo qua, vado a mangiare e vedo un po' come organizzare la serata. Per ora stacco, a dopo, se ritorno.